Ciao, ciao a tutti. Oggi vi recensirò tutti i prodotti che ho terminato nel mese di aprile. Come mi ha un po' consigliato, chiesto Teresa di The Cosmetic Therapy, lei mi ha detto che forse sarebbe stato più utile fare prima il video dei prodotti terminati nell'ultimo mese di giugno, proprio perché sono un po' indietro con questa tipologia di video, e poi fare gli altri mesi, per mostrare, diciamo, i prodotti che sto utilizzando nel periodo estivo. Allora, da una parte io preferisco recuperare questa tipologia di video in ordine, proprio per una mia organizzazione mentale. Dall'altra parte, non è che i prodotti che ho terminato a giugno li ho utilizzati nel periodo estivo, perché i prodotti io li inizio molti mesi prima e poi li termino in un determinato mese perché mi durano tanto a lungo. Per quanto riguarda i prodotti che sto usando quest'estate, arriveranno dei video specifici, arrivano in ritardo perché l'estate è arrivata in ritardo. Io stessa, soltanto praticamente ultimamente, ho modificato tutte le mie routine, quindi ve ne parlerò. Comunque, se anche avete un po' più di fretta, vi linko un paio di video, non so se qui o comunque anche sotto nel box informazioni, che ho fatto l'anno scorso sui prodotti preferiti che ho utilizzato durante l'estate, sul confronto di autoabbronzanti, così già lì potete avere qualche consiglio e poi arriveranno, ecco, quelli più recenti. Un'altra, diciamo, informazione di servizio: mi è stato chiesto da un paio di voi di elencare sotto i miei video, nel box informazioni, l'elenco dei prodotti di cui parlo. Allora, io cerco di venire sempre incontro alle vostre esigenze per quanto mi è possibile. Questa volta mi spiace, non posso farlo perché ci vuole tanto tempo per scrivere tutti i prodotti di cui io parlo sempre nei miei video, ne parlo sempre di tanti e non ho così tanto tempo al momento, è già tanto che riesco a tenere una costanza nel farvi i video, quindi spero che lo capiate. D'altra parte è anche vero che i miei video sono un po' diversi da quelli delle altre ragazze perché in primo piano c'è sempre il cosmetico. Io del cosmetico ogni volta poi vi dico nome, cognome, codice fiscale, tutto, e lo vedete bene in primo piano, quindi potete anche mettere un attimo pausa se dovete prendere appunti. Penso che sia una cosa fattibile, che mentre vedete un video un po' come faccio io, avete vicino un carta e penna oppure un file Word aperto dove potete scrivere i consigli e il nome dei prodotti. Se per caso non riuscite proprio a cogliere il nome di un prodotto di cui ho parlato, di un cosmetico, chiedetemelo e vi rispondo. Spero possiate capire. Parto perché questo video sarà lungo, già lo so, e quindi cerco di abbreviarlo il più possibile. Allora, vari prodotti terminati. Il primo è questo detergente intimo corpo, ve l'ho mostrato già altre volte, di EUS Secondo Natura, ha tea tree e Ale, intimo corpo, l'ho usato e lo sta usando anche il mio compagno, la confezione nuova ovviamente sul viso senza problemi, è un prodotto che mi fa sentire sicura da utilizzare soprattutto nei periodi, per esempio, in cui si va in piscina, si va in giro durante il ciclo mestruale. Io lo utilizzo come detergente intimo. In questo periodo il mio compagno lo sto usando un po' per tutto il corpo perché col sudore gli si stanno formando delle bollicine, delle irritazioni, e con questo gli sono passate perché ha anche un'azione proprio antimicotica, antibatterica, senza aggredire. Non ha mai aggredito nessuna parte del mio corpo in cui l'ho usato, anche lui si sta trovando bene, e quindi in queste situazioni io lo utilizzo e ne ho sempre una confezione di scorta in casa. Mi piace tantissimo, non ha una profumazione piacevole, è un pronto intervento, lo vedo proprio, diciamo, tra virgolette, quasi a livello di un medicinale, però è un cosmetico eco bio. Io lo compro in erboristeria a un costo di 9 euro per una boccettone da 500 ml, quindi dura parecchio, anche se viene utilizzato su tutto il corpo. EOS Secondo Natura si può trovare anche sul sito Il Giardino di Arianna insieme ad altri loro cosmetici. Io per ora di questa marca ho usato solo questo e l'altro detergente intimo, quello blu, che adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, però mi trovo bene, secondo me è ottimo come detergente, diciamo, igienizzante. Poi ho terminato un prodotto di cui ho già parlato molto in dettaglio, questo della Bubble Family, il balsamo in doccia. Siccome appunto ne ho parlato in dettaglio insieme ad altri loro prodotti usati appunto negli ultimi mesi, vi linko il video così lo potete vedere. È un olio a risciacquo, si utilizza dopo la detergenza e
si applica, si spruzza quest'olio, lo si massaggia un attimo e si risciacqua, è ottimo. Ecco, questo può essere un prodotto ottimo nel periodo estivo perché idrata la pelle, però non rimane unta ed è anche di veloce applicazione perché non richiede un ampio massaggio per essere assorbito. Vi invito a vedere quel video dove ovviamente vi ho dato tutti gli altri pareri sui costi, eccetera, però è ottimo. Poi ha questa profumazione di mandorle, non dura a lungo, però in doccia è piacevole e avete la pelle idratata, quindi ottimo sia nel periodo estivo sia per chi va sempre di corsa. Poi ho terminato un idrolato che io ho adorato ed è quello di lavanda di Bioefficina Toscana. Questo non è il suo tappo originale perché l'idrolato di lavanda è l'unico tra gli idrolati di Bioefficina che viene venduto già con lo spruzzino perché si può utilizzare puro. Però lo spruzzino io l'ho adattato, adesso è un altro tonico proprio per spruzzarlo. Questo è il tappo dell'altro tonico e l'ho messo qui perché avevano la stessa grandezza e quindi ecco l'ho riutilizzato. Il tonico di questo idrolato di lavanda costa 5,90 euro per 100 ml di prodotti, ha le certificazioni CEA, Cruelty Free, è un prodotto vegano e praticamente contiene l'idrolato e poi i conservanti. Deve un po' piacere la profumazione di lavanda perché soprattutto le prime volte che la si applica la si sente di più, poi almeno io mi sono abituata perché a me non piace la profumazione di lavanda, però l'effetto di questo tonico mi è piaciuto tantissimo che ho continuato ad utilizzarlo e è un idrolato, ecco io lo uso come tonico, per quello lo chiamo tonico. L'ho continuato ad utilizzare, mi è piaciuto tantissimo e penso che appena terminerò altre cose che ho comunque lo riacquisterò. E fantastico veramente per le pelli miste perché ha sia azioni dermopurificante, rinfrescante, addolcente, è indicato sia per le pelli impure che quelle delicate che cuperose, ovviamente se volete lo potete utilizzare per esempio anche nel periodo estivo sul corpo. Quindi era ottimo sia per le zone diciamo un po' più grasse dove si hanno i brufoletti, sia per quelle un po' più arrossate, un po' più delicate che per vari motivi appunto della sua mia pelle, del mio viso si arrossano perché ha proprio questa proprietà lenitiva. Tra l'altro secondo me è ottimo anche come dopo sole, come trattamento dopo sole insieme poi semmai a una crema, però è ideale, mi è piaciuto tanto, ottimo. Non ho provato io altri idrolati di lavanda di altre marche, quindi non so la differenza, però questo Bioefficina mi è piaciuto tantissimo. Poi ho terminato la crema di Bisoul, l'Hydra Comfort Face Cream. Allora, di questa crema, anche di questo io ve ne ho parlato in dettaglio perché l'ho utilizzata all'interno di una routine che implicava tutte prodotti di Bisoul, quindi vi invito a vedere quel video proprio perché mi era stato detto che assolutamente questa crema doveva essere utilizzata insieme agli altri prodotti. Io poi, insomma, piano piano c'è qualche cosmetico che ho terminato prima di questa linea e qualcuno dopo, come ad esempio questa crema, e un po' confermo quello che ho detto nel video. Secondo me è una crema adatta che ha le pelli molto molto grasse e sì, miste, però non è adatta alle zone più sensibili della pelle perché aiuta veramente a far assorbire i brufoletti. Infatti dopo quel video, insomma l'ultima parte che ho terminato della crema, io l'ho conservata proprio nei momenti in cui avevo bisogno di far assorbire dei brufoletti che mi erano comparsi sul viso per vari motivi poi durante quei mesi. Quindi in quel senso sì, non è indicata invece per tutte le pelli. Loro dicono che è indicata per tutti, secondo me no, perché per chi ha la pelle sensibile no, o per chi ha la pelle secca assolutamente no, perché questa è indicata come Hydra Comfort, però in realtà non idrata, è ottima come pelle, come crema opacizzante e antibrufoli, ecco. Però vi invito sempre a vedere quel video per avere maggiori informazioni sul prezzo e tutto quanto, l'ho detto lì. Poi ho terminato questo prodotto da, diciamo, supermercato perché si trova da Tigotà, almeno io lo trovo lì, dell'Ecos, il detecente viso mani con estratto di bardana antibatterico e naturale. Io e il mio compagno l'ho utilizzato per le mani, per il lavaggio delle mani,
ha un prezzo che si aggira intorno ai 3 euro per quanti ml di prodotto? Mi pare 2, ah no, 3,50 ml, quindi non male. Io tra l'altro l'avevo acquistato in sconto. E sì, l'INCI è molto semplice, è certificato ICEA, è cruelty free, è molto semplice perché poi alla fine ha pochi estratti, quindi appunto l'ho preso per lavarci le mani, tenendo conto che poi da noi almeno il sapone mani si consuma in modo molto veloce, ha questa profumazione più fiorita e sì, niente di particolare, diciamo che se lo trovo in sconto lo acquisto, non tira la pelle delle mani o comunque devo utilizzare detergenti che non siano aggressivi, quindi sì, come prodotto da supermercato lo promuovo. Ecco, se è scontato, meglio ancora. Poi ho terminato la crema detergente struccante di Bio Marina. Questa crema me l'ha stata data al Sana insieme a un altro olietto che sto ancora utilizzando. E allora, questa è la sua confezione, è con la pompetta molto comoda, ha una quantità di 100 ml, un paio di 3 mesi, diciamo che il costo non è bassissimo perché costa 20,75 euro, almeno così ho visto sul sito, però potrebbe durare a lungo, diciamo, poi dipende da come lo si usa, perché io l'ho utilizzato essendo un detergente struccante. Era proprio una consistenza di una crema, di un latte da poter stendere sul viso anche sulle mani. L'ho utilizzato a volte sia per la detergenza del mattino sia per lo struccaggio la sera e sul viso, non per struccare gli occhi, perché avendo gli occhi diciamo a tendenza grassa dove si creano i grani di miglio. Ne ho parlato tante volte, vi ho fatto anche un video apposito su questo problema che vi linko perché so che molti di voi hanno questo problema. Non ho voluto utilizzare un prodotto ricco di oli, però sul viso, insomma, ho deciso di utilizzarlo. E se lo utilizzavo come detergente lo massaggiavo direttamente con le mani e poi lo sciacquavo, ogni tanto ho utilizzato anche una spugnetta, oppure la sera invece come struccante lo applicavo sul viso, mi struccavo sul viso insieme ai panetti di Humankind. Come ingredienti, dove sono scritti qui, abbiamo in particolar modo l'olio vediamo se sono scritti anche qua elencati, l'estratto di riso, l'olio di mandorle dolci, l'acqua di rosa damascena, sì, non vedo altro, c'è anche il tocoferolo, sicuramente un prodotto ricco. Ah, altre indicazioni importanti è che è testato al nickel, cruelty free, vegano e certificato IAB. Allora, a struccare struccava molto bene, anche la detersione del mattino ottima perché mi sono sempre trovata la pelle pulita. L'unica cosa che per me, come ho sempre pensato, siano il latte detergenti o le creme detergenti, è un po' troppo ricca perché io poi mi ritrovavo la pelle lucida, proprio lucida. O il mattino dopo, o insomma durante il giorno. Non so se mi ha fatto insorgere i brufoletti, non ho idea, perché purtroppo in quel periodo io li ho avuti, ma dopo, quando sono stata un po' peggio, diciamo, sono stata proprio male, ho capito che erano dovuti a un problema interno gastrointestinale, insomma, ho avuto una problematica che mi faceva anche insorgere delle imperfezioni, quindi non lo so, so che sicuramente che comunque mi lucidava il viso e poi mi era anche un po' complesso truccarmi, quindi ritengo sia adatto più a un tipo di pelle secca, perché infatti siccome appunto comunque la mia pelle è mista e nel periodo invernale ci sono delle zone che si seccano, nelle zone secche andava bene, in quelle un po' più grasse no. Mi spiace perché mi è piaciuta la profumazione, il risultato diciamo a livello di pulizia, però il mio viso richiede qualcos'altro, infatti io come struccante punto più sulle acque micellari. Se però avete la tipologia di pelle ideale, questo ve lo consiglio, mi sembra proprio un buon prodotto. Poi andiamo avanti, terminato il detergente delicato del Alte Bianco di Alchemilla, anche di questo vi ho parlato in dettaglio in un video sulla Bloggers Mystery Box di Shop Salute, perché questo in particolar modo mi è stato inviato
dall'e-commerce Shop Salute, è anche uno shop fisico, anche quello di video ve lo linko, così potete vedere la recensione di questo e altri due prodotti. Comunque i detergenti di Alchemilla, ci sono anche quelli al bambù e all'aloe, mi piacciono, quello all'aloe non ho provato, quello al bambù sì, e a differenza tra questo e quello al bambù, a me piace la profumazione del bambù, ma a livello di detergenza sono entrambi ottimi, non vedo differenza. Sono anche questo un prodotto multiuso che si può utilizzare per viso, corpo, igiene intima, anche questo è un boccettone da 500 ml. Il prezzo non me lo ricordo, però insomma ve l'ho detto in quel video, e le varie certificazioni di Alchemilla, ICEA, Quantifi, Vegan Ok, testato al nickel, ottimo prodotto, anche questo appunto non escludo di non riacquistarlo più in là, io ve lo consiglio, poi per la profumazione, insomma quello è abbastanza soggettivo, ovviamente il bambù è un po' più dolce, a me piacciono le profumazioni dolci, però anche questo lava molto bene. Tra l'altro questo al tè bianco ha proprietà anche questo purificanti, rinfrescanti e lenitive, quindi diciamo che come questo detergente del Bioverde anche questo ha proprietà purificanti, solo che è una mia, non lo so, fissa, io sono fissata per questo Bioverde quando devo utilizzare un prodotto che sia proprio purificante, però penso che anche questo abbia le stesse proprietà, io mi sono trovata benissimo, utilizzato soprattutto sul corpo come igiene intima, ogni tanto sul viso, ottimo. Non mi ha aggredito neanche il viso, va benissimo come prodotto. Poi ho iniziato a terminare i prodotti di sezione Aurea Cosmetics. Allora, io di questo vi voglio dedicare un video specifico perché ho usato diversi loro cosmetici, quindi penso di essere pronta a parlarvene. Oggi vi do, diciamo, un assaggio in modo semplificato. Qua sto parlando dello shampoo Divino Antiforfora e Anticaduta di Giuliana. È da 200 ml e ha un costo di 11,90 euro. La confezione in plastica mi piace tantissimo, diciamo trasparente, perché posso vedere quando si finisce il prodotto. Io l'avevo preso principalmente per il mio compagno, perché lui ha problemi di antiforfora. Tati mi ha detto che è uno shampoo che può essere utilizzato anche per chi ha la cute grassa, quindi l'ho provato anch'io. Allora, il mio compagno, lui dice che non si è trovato bene perché non riusciva a fare schiuma, non riusciva a dosarlo e non ha individuato nessun effetto positivo sulla sua cute. Anche vero che io gli ho fatto provare 10.000 shampoo, nessuno sembra aiutarlo, ma perché secondo me lui dovrebbe fare trattamenti diversi. Per quanto riguarda la schiuma, io invece riuscivo a farla perché è uno shampoo che va diluito. Se lo si diluisce, la schiuma la si fa. Il mio compagno si scoccia a diluire i prodotti e quindi lui non otteneva schiuma, io invece sì. Infatti, secondo me è un prodotto che fa tanta schiuma. Sì, secondo me lava bene la cute. Però io ho anche i capelli messi, cioè ho la cute tendenza grassa, però le lunghezze sono normali e se uso dei prodotti sbagliati tendono a seccarsi. Questo effettivamente li seccava, quindi poi dipendeva dalle volte, cioè a volte sì, li lavava, però poi il secondo giorno me li trovavo appesantiti, altre volte proprio li vedevo un po' più secchi, quindi penso che sia uno shampoo troppo lavante per i miei gusti. Infatti più che altro l'ho terminato facendolo provare a varie amiche che semmai avevano più problemi di forfora, per vedere il loro parere, insomma loro come si trovavano, perché purtroppo ecco noi non ci siamo trovati bene, nel senso secondo me non è uno shampoo adatto a me e né al mio compagno per il modo che lui ha di utilizzare gli shampoo. Poi vabbè, di tutte le caratteristiche per l'INCI, ecco ve ne parlerò meglio in dettaglio nell'altro video. Comunque in particolar modo contiene ortiche, lessate di ortica e bardana. Vabbè, sì, spero ecco che ci saranno altri shampoo che Tati farà più adatti anche alla mia tipologia di capello. Un altro prodotto sempre di Tati terminato è proprio quello che è chiamato Tati, la crema divina dello styling. Anche questo da 200 ml, la confezione è molto simile, solo che c'è qua la pipetta, se così si chiama. Questo ha un costo di 14,90 euro. A voi non sembra finito, invece lo è, perché infatti vedete qua non ce n'è più. Diciamo questo è stato uno dei prodotti che mi si è separato e si è attaccato proprio alla parete. Io ho cercato di utilizzarlo fino alla fine, l'ultima parte avevo messo anche un po' d'acqua per agitarlo e usarlo tutto, però purtroppo questa parte si è attaccata.
come mi ha detto Tati, lei dopo, cioè, è uscito proprio, diciamo, sono stati dei prodotti che hanno avuto questa problematica. Lei ha modificato alcune componenti, infatti adesso ne sto utilizzando un'altra confezione. E non sto riscontrando questo problema, mi ci sto trovando bene. A me piace però in combo a Carmen, cioè almeno sui miei capelli il mosso, perché non so, saranno cambiati i miei capelli, non riesco più ad averli così tanto ricci, non so cosa abbiano, però ormai è così, però per avere un mosso un po' più definito e che duri anche un po' più a lungo, la sola crema Tati su di me non è sufficiente, la uso insieme alla gel Carmen, però penso che per i capelli, perché è stato così, l'ho consigliato, l'ho visto, per capelli molto più ricci va anche bene solo questa crema Divina. Poi se volete provare anche col gel, penso che avrete una definizione maggiore. Una cosa che mi piace molto di questa crema è che comunque non appesantisce i capelli, non me li ha sporcati e li rende tanto morbidi. Ecco, questo è un grosso vantaggio. Comunque ve ne parlerò ancora meglio nell'altro video, che non so quando farò perché ho talmente tante recensioni da farvi che non lo so. Poi, prodotto, vabbè, spesso utilizzato, che spesso vedete, la Lume di Rocca, il deodorante nella profumazione talco di Natura Amica, che trovate da Tigotà, e ha un costo sui 4-5 euro, anche qui dipende, ogni tanto viene messo in sconto. Questo lo utilizza soprattutto il mio compagno, io ogni tanto glielo prendo anche per alternarlo ad altri deodoranti che ho. E contiene appunto la Lume di Rocca e poi il profumo e qualche conservante, è ottimo. E spray, non so se non vi trovate bene con i deodoranti spray, c'è nella stessa versione anche Roll-On e c'è anche proprio la pietra, però la pietra non è profumata. A noi piace, lui si trova bene. Tra i deodoranti che gli ho fatto provare, almeno lui è l'unico col quale si trova bene, quindi continuo ad utilizzarlo. Io lo alterno, perché ho trovato anche altri deodoranti con i quali mi ci trovo bene, e anche lì altro video, prima o poi arriverà, perché vi volevo fare il confronto tra vari deodoranti che ho utilizzato e con i quali mi sono trovata bene. Poi questo è il sapone al neem di Inderesso, il sapone di Inderesso di Alchemilla. Sono saponi ecosolidali. Io dopo aver provato non mi ricordo più, comunque un altro tipo di questo sapone, che mi era stato regalato da Eleonora Bianchi, ho preferito prendere anche questo al neem per provarlo, per queste sue proprietà. Contiene burro di karité, l'olio di cocco, l'olio di neem. Mi piace, questo l'ho provato anche sul viso, l'ho fatto provare anche il mio compagno, si è trovato bene. Poi l'abbiamo utilizzato anche sulle mani. L'unica nota negativa di questi profumi di Alchimia, perché l'ho riscontrato anche con questo, è che proprio dopo pochi utilizzi si spezza, proprio si fa tanti pezzettini e diventa anche difficile utilizzarlo, perché tutti questi pezzetti poi che cadono nel lavello sono difficili anche da recuperare. Quindi è questo, non è uno di quei saponi che si scioglie, però si spezza. È una quantità da 100 grammi, quindi anche abbastanza grande come sapone, ha un costo basso di 2,90 euro. Peccato questo effetto, perché altrimenti sarebbe perfetto. Infatti io per questo motivo non penso che lo acquisterò, diventa veramente complicato utilizzarlo. Altro prodotto acquistato da Tigotà sono queste salviette Speedy Care della Babyline Eco alla calendola. Sono salviette, diciamo, intime, no? Indicate per i bambini. Io però le utilizzo in molti modi, anche per le mani, non so, le portiamo anche in macchina quando andiamo in giro. Contengono calendola. Hanno un costo che si aggira intorno ai 4 euro. Allora, qua indica che hanno il 98% di la formula del 98% di origine naturale. Le salviette sono biodegradabili e compostabili. Sì, allora diciamo l'INCE è quasi perfetto. C'è soltanto un ingrediente un po' incerto, che secondo me non è così tanto biodegradabile, però diciamo che tra le varie salviettine sono, ecco, diciamo, un buon compromesso. Hanno una buonissima profumazione che a me ricorda un po', non so se la vaniglia o qualcosa di altro, cioè molto buone, ben imbevute, durano lungo. Poi la chiusura di questa confezione è ottima, quindi
quindi mi sono piaciute. Ecco, io poi ogni tanto cerco sempre salviettine con inci ancora migliore, questo diciamo che può essere accettabile. Opla, caduta. Mamma mia, mi devo muovere, che stiamo raggiungendo già mezz'ora. Allora, profumo di Yves Rocher alla vaniglia, ve ne ho già parlato tante altre volte in video di preferiti. Questa è la confezione piccolina, c'è anche quella grande. Adoro questo tipo di profumo, preferisco questo alla vaniglia e quello al cocco, però adesso ho deciso un po' di cambiare, quindi per l'estate non utilizzo profumo perché contengono alcol, mi cambia un po' l'odore sulla pelle, potrebbero creare macchiette se ci si espone al sole, quindi evito. Questo inverno ne prenderò un altro alla vaniglia, però proprio voglio cambiare marca. Tipologia, ho già adocchiato un profumo, vedrò, opla, scusate, però buono, su di me poi durava anche abbastanza a lungo, ho sentito che su altre persone non dura, forse dipende anche dal tipo di pelle, però mi piace anche come profumazione. Poi della Veuve Rocher fanno i profumi alla vaniglia anche con varie tipologie di fragranze, quindi c'è un po' varia scelta. Altro prodotto di cui vi ho già parlato altre volte è lo styling gel di La Samte, questo per appunto lo styling dei capelli che usa il mio compagno. È a un prezzo di boh, no, ah sì, sui 7 euro. Ecco, è un prodotto vegano certificato Natura, cruelty free, non ha particolari estratti. Diciamo che lui si trova bene. È da 50 ml, un po' piccolino, tenendo conto che lui lo utilizza tutti i giorni. Infatti, lo finisce abbastanza in fretta. E lo alterna a quello che gli faccio io, quindi facciamo un po' perché non sempre io ho il tempo di farglielo e ho tutte le materie prime. Però lui si trova bene, dice che regge abbastanza bene, almeno metà giornata, i capelli nella forma che lui li dà. Appena messo, può subito uscire di casa perché anche se fuori c'è l'umidità, è un prodotto che si asciuga in fretta e appunto si trova bene. Lui si lamenta appunto del fatto che è piccolino e non costa proprio poco per l'utilizzo che ne fa. Infatti, voglio cercare altri gel di styling per lui da usare in alternativa, anzi se voi li utilizzate fatemi sapere perché ho visto che ce ne sono pochi in giro specifici proprio al di là del gel d'aloe, perché lui l'ha provato il gel d'aloe non regge, lui vuole i capelli diciamo un po' alla spina, un po' così, non gli regge la forma, quindi no, il gel d'aloe non va bene. Poi terminata l'Organic Nail Care Pen della Benecos, questo è un costo che si aggira sui 5 euro, è fatto così, oh, scusate, ecco, con il pennellino si ruota qui, non so se vi potete vedere, sì, si ruota questo e man mano che si ruota esce fuori l'olietto e si può praticamente in modo molto facile applicare sulle unghie, è comodo, è veramente comodo. Mi è durato anche un po' abbastanza perché poi io comunque utilizzo altri oli, altre creme, però se si è sulla scrivania per esempio, senza ovviamente quando non si ha lo smalto, lo si può applicare la sera prima di andare a dormire, poi se mai non si mette anche una crema, è comodo. Non ho visto con questo prodotto in particolare un rinforzamento delle unghie perché non penso che all'interno ci siano oli di chissà quale qualità. Quindi è un prodotto comodo, però quando ho avuto bisogno di rinforzare le unghie, e in questo periodo lo sono, infatti vedete sono anche più lunghe, ma ne devo un po' accorciare, non mi sono riferita a questo, ho utilizzato altro. Infatti adesso sto provando quello della Veleda, che dovrebbe avere olio, ecco, un po' migliori, e vediamo la differenza e poi ve ne parlerò. E anche qui volevo farvi un video aggiornamento sui prodotti che utilizzo per le unghie. Me l'avete chiesto e vediamo, mi organizzo anche per questo. Altro prodotto per le unghie di Essence, me lo trovo da OVS Coin, è il Nail Polish Corrector Pen, praticamente sarebbe una penna che ha varie puntine, ecco qua ne ho una, che è quella che è rimasta perché qua ci sono anche le ricariche, che hanno un solvente per ad esempio correggere quando ci si applica lo smalto, se si finisce in zone dove non dovrebbe esserci, per correggerlo, per eliminarlo in modo semplice. Non ha un alto costo, ma costerà sui 2-3 euro. Dura tanto perché ha tante cariche e inoltre io ogni puntina, prima di buttarla, la imbevo io stessa nel solvente che ho. Quindi quando si asciuga, la imbevo nel solvente, forse lo fate anche voi, e quindi continuo ad utilizzarlo fino a che proprio poi non si deforma e quindi diventa meno pratica per fare i punti un po' più precisi.
Quindi poi in quel caso appunto la butto, in questo caso vedete proprio ormai cioè, segnata, deformata e quindi l'ho cambiata, sto usando sempre della Essence, una stessa penna, l'ho presa nuova e ovviamente continuo ad utilizzarla. Ultimi prodotti? Mamma mia, quanto è lungo questo video, non ce la faccio. Crema della Naturissima, quella per peli miste, anche questo non mi dilungo veramente, ho fatto il video apposito, l'ho utilizzato all'interno di una routine che implicava l'utilizzo di tutti i prodotti per il viso di Naturissima, mi è piaciuta tantissimo perché aveva sia questa caratteristica idratante e quindi andava bene per le zone diciamo un po' più delicate, tendenza secca, che riequilibrante e andava bene per le zone più grasse. Mi è piaciuta tantissimo, il video è troppo lungo, andatevi a vedere quel video che ovviamente io vi linko. Mi spiace che Naturissima non abbia una distribuzione ampia, perché secondo me ha dei prodotti veramente validi. Poi ho terminato questa crema, questo fluido corpo di Sephora, mi era stato regalato al compleanno insieme ad altri prodotti sempre di Sephora, questo nella fragranza Cotton Flower. Diciamo che l'inci che sono riuscita a trovare, non, perché qua nella confezione non c'è, non è malvagio, ha un dimeticone insomma a metà posizione, per il resto è accettabile. Io personalmente non lo acquisterei, ce l'avevo, me l'hanno regalato, l'ho utilizzato. Era un fluido corpo che si assorbiva anche abbastanza bene, in fretta, e un po' idratava, aveva questa profumazione. Non so se è proprio di rosa, comunque mi piaceva e l'applicavo la sera. Era come una coccola, diciamo che la profumazione in sé sicuramente chimica, però a me è piaciuta e mi sentivo coccolata la sera. Lo utilizzavo soprattutto in quel periodo, in quel modo. Poi, cioè, insomma, se siete amanti dei prodotti Sephora, ve li consiglio. Io, ecco, personalmente, appunto, punto su altro. Terminata una confezione di Ribes Nera che utilizzo contro le allergie. Anche qua vi ho fatto un video apposito con proprietà, rimedi naturali, controindicazioni, perché non tutti lo possono utilizzare. Io mi trovo bene, ho passato benissimo la primavera, adesso sono in fase di pausa dall'utilizzo del Ribes Nero, lo riprenderò a settembre contro le allergie autunnali. Vi consiglio di andare a vedere quel video, che penso che ormai saranno tutti nel box informazioni perché ve ne ho detti troppo, quindi qui sopra non si possono più indicare. Ottimo, io mi trovo bene, ormai ho detto addio agli antistaminici, ci sono riuscita e sono contentissima per questo. Ultimi due prodotti. Cotoneve, vabbè, i bastoncini decotonati, purtroppo sono tornata ad utilizzarli, principalmente per un po' pulire le orecchie, ogni tanto anche per sistemare il make-up, dopo purtroppo la batosta che ho avuto con Ottosan, utilizzavo lo spray, insomma, per pulire le orecchie, per scoprire poi che avevo un inci pessimo. Vi ho raccontato tutto in un paio di video, anche quelli ve li elenco se li volete, siete più curiosi di sapere di cosa sto parlando. Comunque mi piacciono, io riprendo direttamente le ricariche, insieme da Ticotà, mi piacciono, non si sfaldano e sono buoni. Se ritroverò uno spray con ottimo inci per pulire le orecchie ed evitare i bastoncini di cotone che comunque non fanno benissimo, però io in qualche modo le orecchie me le devo pure pulire, sarò contentissima, chissà se un'azienda prima o poi le farà. Ultimissimo prodotto. Questa crema sarebbe mani, gomiti e piedi di Humankind, che è stato un regalo della Simon Loves Makeup. Scusate, si è spenta la telecamera, è stato un regalo di Simon Loves Makeup. Allora, diciamo che è un prodotto molto ricco perché contiene, qua vediamo burro di karité, burro di cacao, l'olio di avocado, poi abbiamo altri estratti come centella asiatica, calendula, abbiamo ancora l'olio di girasole, insomma è abbastanza ricco. Ed era così ricco che effettivamente io facevo proprio fatica a farlo assorbire, che sia sulle mani, sui gomiti, sui piedi. Una volta ho provato anche un po' sul corpo, ma non si assorbiva mai e quindi cioè, sul corpo a un certo punto non l'ho più utilizzato perché no, poi dovevo aspettare troppo tempo per vestirmi. Una profumazione particolare. Devo dire che si sì, idratava, però per esempio per le mani ho bisogno di una crema che abbia un'azione rinforzante anche sulle unghie, e questo non lo aveva, non l'ho riscontrato.
Infatti, io poi addirittura aggiungevo un eletto, però in quel caso facevo un impacco proprio a mani, aggiungendo anche i guanti di cotone. E, non lo so, devo dire che fino in fondo non mi ha convinto come prodotto, poi appunto non assorbendosi mai, ovviamente lo utilizzavo solo la sera, mettendo anche i guantini di cotone o i calzini, di cotone sui piedi. Il giorno dopo era ancora presente come crema, però vi ripeto, forse dipende dalle esigenze. È un nì, è un prodotto che non ho capito fino in fondo. Sicuramente io di Humankind adoro i loro panetti. Questa crema non lo so, però ovviamente ringrazio Simon per avermela regalata. Vi ripeto perché poi, diciamo, intorno alle unghie e alle cuticole non vedevo la zona così idratata e quindi non sono sicura che sia adatta a chi ha veramente la pelle tanto tanto secca, perché io poi delle mani e dei piedi non ho la pelle così secca. Quindi ripeto, è un nì. Va bene, chiudo qua il video, lunghissimo, scusatemi, ma come vedete i prodotti sono sempre tanti e spero riusciate a vederlo. Se volete qualche informazione in più, chiedetemi. Se avete voi qualcosa in più da dirmi su questi prodotti, fatemi sapere. Gli scambi di informazioni sono sempre i benvenuti e basta, se volete ci vediamo ai prossimi video. Ciao!